Ciao, sono il dottor Max. In questo video ti spiego come prevenire le infezioni da E. coli. Per prevenire le infezioni da Escherichia coli, E. coli, è importante adottare buone pratiche igieniche e prendere precauzioni quando si manipolano alimenti, si consumano alimenti crudi e si interagisce con l'ambiente circostante. Ecco alcuni suggerimenti per prevenire le infezioni da E. coli. Lavaggio delle mani. Lavare accuratamente le mani con acqua calda e sapone prima di mangiare, dopo aver utilizzato il bagno, dopo aver toccato animali o ambienti contaminati e prima di preparare il cibo. Il lavaggio delle mani è una delle misure più importanti per prevenire le infezioni. Cottura. Cucinare carne, pollame e uova a una temperatura interna sicura per uccidere eventuali batteri, compreso le coli. Utilizzare un termometro per carne per verificare che gli alimenti siano cucinati a una temperatura sicura. Igiene degli alimenti. Mantenere una rigorosa igiene degli alimenti durante la preparazione e il consumo. Evitare la contaminazione crociata separando carne cruda da altri alimenti, utilizzando superfici e utensili puliti e lavando regolarmente i prodotti freschi come frutta e verdura. Acqua potabile. Assicurarsi di bere acqua potabile e sicura, specialmente quando si viaggia in aree in cui l'acqua potrebbe essere contaminata. In alcune aree, potrebbe essere necessario bere acqua in bottiglia o sterilizzata. Evitare il consumo di latte crudo. Evitare il consumo di latte crudo non pastorizzato, poiché può contenere E. coli e altri patogeni. Igiene personale. Gli operatori del settore alimentare e le persone che lavorano con animali devono seguire rigorose pratiche di igiene personale, come il lavaggio delle mani e l'uso di abbigliamento protettivo. Evitare il contatto con feci animali. Evitare il contatto diretto con le feci di animali, specialmente se si tratta di animali da fattoria. Lavare accuratamente le mani dopo essere venuti a contatto con animali o ambienti agricoli. Cautela nei viaggi. Durante i viaggi, fare attenzione alla scelta degli alimenti e dell'acqua che si consumano. Evitare il consumo di alimenti venduti in strada o di origine sconosciuta. Igiene in piscina. Se si frequenta una piscina pubblica, fare il bagno solo in piscine ben mantenute e fare una doccia prima di entrare in acqua per ridurre il rischio di contaminazione. Igiene delle mani dopo l'uso del bagno. È importante insegnare ai bambini e alle persone di tutte le età l'importanza di lavare bene le mani dopo l'uso del bagno. Sicurezza alimentare nelle cucine commerciali. Le cucine commerciali, come i ristoranti, devono seguire rigorose norme di sicurezza alimentare per prevenire la contaminazione degli alimenti. Prendere queste precauzioni è essenziale per ridurre il rischio di infezioni da E. coli, specialmente le varianti pericolose come l'E. coli 157, H7, che può causare gravi malattie. In caso di sintomi di infezione da E. coli, come diarrea sanguinolenta, febbre e crampi addominali, è importante consultare immediatamente un medico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video, che puoi commentare, raccontando le tue esperienze, offrendo un servizio utile, alla comunità. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima domanda esaminata.